Questa salito in macchina a 35 gradi, una situazione abbastanza incredibile. Quale sarà la scelta di questi giocatori? Il quinto decide di switchare a Thorin. Potrebbe essere una buona scelta, ma evidentemente Pikachu è un personaggio molto difficile da usare nei doppi, in quanto appunto e fa pochi danni e nei doppi non è proprio quindi vediamo se c'è un punto abbastanza difficile tra e
Dai, sentiamo nulla che si butta nel neutral kick caricato su Corri. È sicuramente un po' e il tutto in ultra gigante di nuovo nello stage, ma muore anche il suo veramente con i capisci da entrambe le parti al momento, sicuramente sbagliati errori vari hit da sbaglio con guarda bene da parte di del piccolo ultra che dovrebbe essere normale. Buona questa trap, buon movimento da parte di Wizza, guarda finalmente lo shot buono, senti anche tre danni, questo è sicuramente uno dei peggiori matchup di Ganon, come abbiamo appurato vedendo che era corto alcune volte al momento, veramente un matchup piacevole di Ganon, perché non può distruggere minimamente scartare il Dex e il Pikachu che te ne rappara per l'interesse salvare il compagno di squadra. Dex decide che colpire entrambi è meglio che non far nulla, ma vediamo che quindi Dan perde il suo penultimo stock, quindi in situazione vantaggiosa momento per il più e potrebbe portare alla loro vittoria nel senso. Ed è quel counter che pone fine allo stock di Link. Oh, ed ecco il punto che riporta la situazione un po' in parità, sicuramente uno stock di vantaggio per il più. Oh no, che schifo che ha cercato Dex qui! Conveniente al momento per il prossimo che si sono entrambe affidate per il duello di Stock, sento dire che probabilmente ha preso entrambe la down drop la suicide kill, ma ecco la kill kill ed ecco la fine, ecco la fine di questo set 2-0 per il